la sicurezza. Chi è lei? Mi scusi. Questo è perfetto per te. Provalo, così possiamo andare avanti. Chi è lei? Lei lavora qui? No, assolutamente no. Ah, ecco, perché le commesse qua sono tanto carucce. Lei obiettivamente un po' meno. Cara, scusa, ma la tua gente, Cascia, non ti ha detto nulla? Per carità di Dio, questo è il mio unico giorno libero tra un provino per fare la badante della zia in Nonno Folle, la nuova serie di Terence Hill, che lui poi diventa un nonno, e un altro ruolo per fare la zia della sorella della nonna di Gaiaman. Controlla il telefono. Controlla il telefono. Fallo! Michela, stai zitta. Ti ho preso finalmente un ufficio stampa che controlli che tu non faccia battute fuori luogo sulle minoranze etniche come i maschi bianchi etero. E soprattutto che si assicuri che tu non vada in giro coi vestiti di casa, come fai sempre. Purtroppo ormai sei un artista di fama nazionale. Devi darti un tono. Ludovica è perfetta. Sa benissimo come valorizzarti, se è possibile. Ci sentiamo dopo. Stai zitta! No, senta Ludovica, ma con tutto il bene a lei, chi te conosce? In che modo lei mi potrebbe valorizzare, mi scusi? Mia cara, io ho studiato perfettamente il tuo profilo. Vedi, secondo un'indagine di mercato, tu appartieni alla categoria ciacciona simpatica. Ora quello su cui noi dobbiamo lavorare è ciacciona, ok? Ma con stile. Tu il panino non me lo devi mangiare così, ma così. Ma a parte che questa non sono io, è palesemente Meghan Trainor. Poi scusa, mi faccia vedere. Qua c'è scritto 1,50 m, ma che mi avete tolto 25 centimetri? Io una cosa c'avevo, l'altezza. Chi è che fa queste ricerche di mercato? Mia madre, poi basta con queste etichette. Io sono una ragazza, sono anche simpatica, corta, intelligente, sai cosa sono? Non sai cosa sono? Ora te lo dico, sono anche sexy. Per quello mi sa che ci vorrebbe la 40, massimo la 42. Vedi, tu sei quella che tutti si vorrebbero fare, ma che si vergognano a te. Ma come ti permetti? Senti Ludovica, tra me e te non può funzionare e ti spiego subito perché. Oggi il mondo è cambiato. Basta etichettare le persone e limitare le possibilità dell'individuo. È una violenza e io non ci sto a far meditare che io sono quella che non quaglia mai, perché non solo la gente mi si vorrebbe fare, ma me lo dice pure. E invece una domanda per te che fai tanto la tu veramente volevi fare questo lavoro? Veramente volevi essere il mio ufficio stampa? Ma io volevo fare commercialista. Per questo so, mi interessate ai numeri, alle indagini di mercato e alle taglie. Allora sai che c'è Ludovic? Vamma a fa' Steph24, che quest'anno ha aperto la partita IVA. Vai, vai. Va, va. Questo? Chissà se si può scaricare dalle tasse.